Dice, in effetti, il fallimento è un motore essenziale nel mestiere dell'attore. Tu hai... Sì, ne ho pienamente esperienza, come ciascuno di noi. E ho spettacoli mal riusciti, incontri mal riusciti, film mal riusciti, o comunque non riusciti come era nei desideri. E a volte la delusione è forte, ma è anche la crisi, è anche la possibilità di aprirsi a qualcosa, cioè il confronto con, prima di tutto con se stessi rispetto a questo fallimento, è anche la possibilità di aprirsi a qualche via nuova, a qualche nuova direzione. Sempre nel tuo libro scrivi che saper scegliere sempre è una parte tutt'altro che secondaria del nostro lavoro e può significare anche scegliere di non fare. Hai pentimenti, hai rimpianti, pensi che tutto in qualche modo sia servito anche alle cose sbagliate, se vuoi. Ma io non so, da un certo punto di vista, se devo pensare a me, penso di essere stata molto lenta nel mio percorso, come una lumaca che cerca la sua strada con molta determinazione, come tutte le lumache, sappiamo, che poi arrivano sempre, però ecco, forse mi sarebbe piaciuto cercare di capire prima delle cose, e capirle prima e per, insomma, arrivare prima al punto, però non ho nostalgia, mi piace essere qui adesso con la mia età, con le mie esperienze, anche appunto i miei fallimenti, però mi riconosco in questa strada e penso che il corpo d'attore, il corpo d'attrice racconti la sua storia intera solo se sta interamente nel momento presente. Non ho nostalgia, non ho ecco, anche mi piace per esempio la parola, le domande, che sogni hai, qual è il tuo sogno? Io non ho sogni, i sogni li pratico quotidianamente nel fare e nel continuare a lavorare, ad agire e a studiare, cosa di cui ho sentito parlare ieri in un incontro molto bello di due attori che conosco molto bene, Tommaso Guaragno e Fabrizio Tifani, che parlavano entrambi dell'importanza, ecco, noi apparteniamo alla stessa generazione, tutti e tre, e parlavano dell'importanza dello studio. Ora, appunto, non credo che nessuno dei tre sia un particolarmente secchione. Io poi, peraltro, non ho fatto l'università, lo rivendico, non che non volessi, non l'ho fatta, ho scelto di non farlo. E ho continuato però a lavorare per me, a cercare quello che desideravo con le mie letture, i miei incontri, ecco. Però ecco, questo è lo studio, cioè il continuare a praticare e non arrendersi mai e non pensare mai che finisca qualcosa, cioè è lo studio continua ogni giorno, è uno sguardo, è un ascolto. Ecco, se esiste un verbo molto ricorrente in questo libro è l'ascoltare, che ha molto a che vedere con la musica, la pratica della musica, però ha molto a che vedere con il mio mestiere, con il nostro mestiere. Il mettersi in ascolto è fondamentale, perché se no non succede nulla. E mettersi in ascolto è mettersi in ascolto di quello che succede, sì, di quello che si scrive, di quello che si... di quello che succede nel mondo, della tua posizione nel mondo rispetto a quello che succede, naturalmente tutto quello che viene fatto, spettacoli, film, libri, eccetera, eccetera, ma soprattutto è una disposizione dell'anima all'ascolto dell'altro.